Avrete 5 secondi per rispondere ad una serie di domande piccanti. Siete pronti? Prontissima. Nato pronto. Cosa ti ha fatto innamorare di Ignazio? I suoi occhi. Cosa ti ha fatto innamorare di Cecilia? La sua bontà d'animo. Perché in realtà è dal suo sorriso, non è i suoi occhi, però sai, mi metti la fretta. Chi ha fatto il primo passo? Io. Che bugiardo! Tempo minimo di durata? 2 minuti. 1 minuto e 10. Sincero. Chi è la persona con cui hai fatto il sesso migliore della tua vita? Ignazio Moser. Cecilia Rodriguez. Chi è il più puntuale? Io tutta la vita. Non accetto discussioni in questo. Lui, io sono molto ritardataia, molto. Quale parte preferisci del corpo dell'altro? Il fondo schiena. Non il sedere, non il c***o, ma il fondo schiena. Perché vuol dire che non ho c***o con questo? No, perché mi piace quella parte lì. Non si può dire tanto e i suoi occhi mi fanno volare. Usi i nomignoli con cui chiami il tuo partner? Cichitita, Cichitota, mi amor. Patatino. Patatine. Cecilia, chi porteresti in un'isola deserta? Ignazio Moser, perché sa far tutto, ecco. Sa cucinare, sa far niente. Però. Ignazio, chi porteresti in un'isola deserta? Porterei mio papà, perché lui veramente sa fare tutto. 3 cose che ti piacciono di Ignazio. Lui, la sua intelligenza e la sua simpatia. 3 cose che ti piacciono di Cecilia. La sua bontà, la sua genuinità e la sua... come si dice? Fermezza di carattere. 3 cose che non sopporti di Ignazio. 3 cose. Ogni tanto un po' bugiardo, che è troppo festaiolo e che ha troppi ma troppi amici. 3 cose che Ignazio scorda sempre. I chiavi, le mutande ogni tanto se le dimentica, e il portafoglio. 3 cose che Cecilia scorda sempre. Diciamo che si scorda un po' tutto, no. Però il portafoglio che non ce l'ha praticamente, però beh, quindi non ce l'ha mai. Le chiavi e si dimentica di me ogni tanto, ecco. Ma quando mai? 3 cose che non sopporti di Cecilia. La gelosia, non sopporto che si sveglia troppo tardi la mattina e non sopporto... Finito il tempo. Che non le bianche. Figli? Sì, vorrei 2 figli io. Sì, li vorrei e vorrei minimo 3, la verità è questa. Mi dispiace per te. Faremo questo sforzo. Vi sposate? Chi lo sa? Io vorrei tanto. Chi ha fatto la proposta a chi? Io la farò a lei. Anche perché l'ha fatta 2 volte, quindi la terza è quella buona. Mi auguro che me lo faccia lui, altrimenti vabbè, farò la donna moderna e la farò io.